sbagliare autobus può costare caro e costringere il malcapitato o la malcapitata, come in questo caso, in un esilio forzato di ben 25 anni. Il vagabondaggio è anche all'arresto. Oggi 76enne, 25 anni fa, era andato a trovare degli amici, fa parte di una minoranza all'estremo sud della Thailandia. Se non parla il thailandese, dettaglio fondamentale da tener presente, salutati tutti, era salita sull'autobus che pensava senza poter leggere la destinazione, essendo analfabeta la doveva riportare a casa, nella provincia. Ma il destino era stato inclemente e la signora all'epoca cinquantenne si era ritrovata in una città lontana dal suo paese. Accortasi dell'errore era salita su un altro autobus di nuovo, senza poter leggere la destinazione né chiedere informazioni, perché nessuno in quel posto capiva il malese. Si era ritrovata ancora più lontana da casa. Aveva percorso altri 700 km in direzione nord. Insomma, invece di dirigersi a sud, la signora si era inoltrata sempre più verso settentrione. Nessuno come cui comunicare, nessuna possibilità di inviare lettere o altre cose a casa, perché la penna non le era familiare e aveva dovuto rassegnarsi. Per 5 anni aveva vissuto come una vagabonda, mendicando cibo e dormendo all'aperto. Poi, quasi che la sorte si fosse accanita contro di lei, era stata anche arrestata e condotta in un centro di accoglienza per senza tetto. Stiamo parlando del 1987, nel centro la poveretta era stata creduta muta, abbandonata a se stessa.